grazie. Allora, eccomi qui con il mio primo look per le feste, quindi le mie proposte per le feste, spero di riuscire a farne anche altre. Questo è un look assolutamente naturale, nel mio stile comunque, e quindi ho fatto, come vedrete, ora cerco di farvi vedere qualcosa, spero che si veda, ho fatto occhi molto naturali con marrone e ho usato dell'oro e ci sarebbe stato bene anche un bella eyeliner magari glitterato in oro, però non ce l'avevo quindi non l'ho messo. Se voi lo avete e vi piace questo look potete riproporlo mettendo sopra la riga nera un filino delicato di eyeliner glitterato oro, appunto, perché io non l'ho messo perché non ce l'ho, appunto. E come ho detto prima, e poi diciamo gli occhi sono abbastanza naturali, sono un po' tra virgolette accentuati da questo contorno nero, però insomma siamo assolutamente nel naturale. E ho osato un po' con le labbra mettendo appunto questo rossetto rosso. L'intero look è stato realizzato con pochissimi prodotti. Come vi avevo promesso, infatti, ho utilizzato questa qui, la palette che ho ricevuto nella Sisters Box di Una Donna Vagabonda, di cui credo di aver a questo punto già caricato il video, lo spero. E ho usato praticamente tutti gli ombretti tranne questo qui, il numero 8. Gli altri li ho usati tutti. Vi spiego velocemente, poi vedrete la realizzazione del look. Ho utilizzato questo qui come illuminante sia all'interno nell'angolo interno dell'occhio che sotto l'arcata sopraccigliare e poi l'ho utilizzato anche come illuminante sulla fronte, diciamo naso irradiando un po' così aprendo verso la fronte, un poco chiaramente qui sugli zigomi, un po' sull'arco di Cupido e anche un pochettino qui, quindi insomma ho fatto un po' di illuminante utilizzando lo stesso prodotto per avere le stesse luci in tutti i punti illuminati. Poi che altro? Nella piega ho scurito prima un po' con questo qui. Ah, allora l'illuminante è il numero 17, ve lo dico, si chiama Snow. Perché non so se eventualmente, anche se non si trova la palette, ma qualche colore vi piace, può darsi che esistano le cialdine singole, non ne sono sicura, però vedendo i numeri qui è molto probabile che possiate trovarle eventualmente. Quindi l'illuminante che ho utilizzato è il numero 17, poi ho usato il marrone nell'angolo esterno e nella piega ed è il numero 16. Poi sopra quel marrone lì sono passata con questo che è più vedete un marrone bronzo glitter, non glitter, shimmer, insomma, brillantinato come vogliamo dirlo, ed è il numero 23. Poi che altro ho messo? Infine ho utilizzato questo. Ah, aspettate, sì, ho utilizzato questo nella palpebra mobile, però ho messo prima il color tattoo, questo qui che avevo sempre ricevuto nella box di dicembre di Una Donna Vagabonda, che è questo bellissimo oro. Quindi ho utilizzato, poi lo vedrete sempre nel video, sulla palpebra mobile, ho fatto prima le ombre nelle pieghe e poi ho messo questo color tattoo sulla palpebra mobile per farmi un po' da base, luminosissima, è bellissimo questo colore, e anche da collante per questo oro che ho messo sopra appunto per fissare il color tattoo e per intensificare ancora di più l'effetto dorato. Questo qui è il numero 19. Infine ho utilizzato questo che è il numero 9 per sfumare un po', diciamo, tra i marroni e l'oro, quindi per rendere un po' più graduale la sfumatura. Basta, questi sono stati gli ombretti utilizzati. Per quanto riguarda le labbra, ho utilizzato invece il pastello di Neve Cosmetics Teatro e il rossetto, questo qui di Diego Dalla Palma,
che è appunto uscito dalla palette, mi viene da dire palette come Giuliana, dalla palette, e siccome all'interno di questa palette non ho trovato la matita, che invece poi mi sono informata, ho chiesto, perché io in casa non l'ho trovata sinceramente, quindi non credo di averla persa, deve essere stato un errore, una svista, non lo so, quindi ho chiamato Laura, appunto una donna vagabonda, e immediatamente mi ha detto che si scusa e mi spedirà la matita nera. Quindi, non avendo la matita nera all'interno della palette, io ho utilizzato questa qui, che è la Liquirizia di Neve Cosmetics, la pastello. Però insomma, immaginando che ci sia il rossetto e la sua matita nera qui, l'intero look che vedete, occhi, labbra, è stato realizzato in pratica con questa palette qui, con l'aggiunta soltanto del color tattoo. E blush ne ho utilizzato uno di Wycon, ho fatto anche un pochino di contouring con la mia solita, questa qui, terra di Rocher, ho utilizzato solo il colore scuro. E niente, poi tutti gli altri prodotti insomma li vedete adesso nella realizzazione del look. E questo è il primo look, che bene o male è un look che io rifaccio ogni anno per le feste, quindi oro e rosso, e spesso invece per il Capodanno realizzo qualcosa più nell'argento, blu, bianco, quindi se insomma avrò il tempo cercherò di proporvi anche quell'altro look utilizzando anche alcuni prodotti che ho avuto appunto nella precedente box che vi ho fatto vedere. E niente ragazze, questo quindi per farvi vedere, come promesso, un po' l'utilizzo della palette. Vi dico che gli ombretti sono assolutamente scriventissimi, e difatti quando ho realizzato un po' l'ombra qui nella piega, appena ho poggiato il pennello immediatamente è venuta la punta insomma appunto marrone, quindi davvero sono molto molto scriventi. E eccoli qui, per esempio vi faccio vedere un po' così. E niente ragazze, spero che il look vi piaccia, ed è un inutile a dirlo, un look portabilissimo da tutte, quindi insomma, a differenza di magari quanto potrete trovare su YouTube, questo è un look insomma facilissimo da riprodurre, portabilissimo da tutte quante per qualsiasi occasione, anche il giorno di Natale per un pranzo a casa dei parenti, sicuramente un look che si può riproporre. Io spero che quindi vi piaccia, vi ringrazio per aver seguito questo video e ci rivediamo al prossimo. Ciao. Dear Santa, if I could have one wish, it would be to have my baby home with me on Christmas. He's all I want.
Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some, so bring some out here. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring some out here. Tidings for Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.